di un mantello foderato rosso sangue, con una natura strascicata da cavaliere. La mattina presto del giorno 14 del mese primaverile di Nissan, nel colonnato coperto tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, esce il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato, per deliberare sulla sorte di un filosofo mendicante. Che ringraziate. Sia lei ancora lei, l'invincibile atroce malattia di gravia che tortura metà del capo. Contro di lei non ci sono il merito, non c'è scampo. Proverò a non muovere la testa. L'imputato è Galileo. Avete sottoposto la causa al tetrarca? Sì, proposto. E lui? Ha rifiutato di pronunciare una sentenza e ha demandato la sua approvazione, la condanna a morte del Sinedrio. Conducete l'imputato. Eccolo! Dunque sei tu che incitavi il popolo a distruggere il Tempio di Gerusalemme. Buon signore, credimi, io... E me che chiami buono? Ti sbagli. A Gerusalemme tutti mormorano che sono un mostro crudele della pura verità. Moribellum, questo delinquente mi chiama buon signore. Spiegagli come bisogna parlare con me, senza rovinarlo. Il procuratore romano, chiamato Egemone! Stare solo attenti! Hai capito? O ci vuole un altro colpo? Io ho capito. Non mi chiami. Nome? Yoshua. Hai un soprannome? Ah no, sì. E dove sei? Nella città di Gama. Di che stirpe sei? Non lo so di preciso. Non ricordo i miei genitori. Dove abiti? Non ho una dimora fissa. Viaggio da una città all'altra. Perché tante parole, ne bastava una, vagabondo. Sai leggere e scrivere? Sì. E sai qualche altra lingua oltre l'aramaico? Sì, il greco. E dunque ti accingevi a distruggere il tempio e istigavi il popolo a farlo? E io, Egemone, in vita mia non ho mai pensato di distruggere il tempio e non ho mai incitato nessuno a compiere questa azione dissennata. Una moltitudine di gente diversa finisce in questa città per la festa. Tra questa vi sono maghi, astrologi, indovini e assassini, e capitano anche dei mentitori. Tu, per esempio, sei un mentitore. È scritto chiaramente, incitava a distruggere il tempio, e così testimonia la gente. Questa buona gente, Egemone, non ha studiato e ha confuso tutto quello che ho detto. E comincio a temere che questa confusione durerà per moltissimo tempo. Tutto perché lui non trascrive fedelmente le mie parole. Smettila di fingerti pazzo, canaglia! Poche delle tue parole sono state trascritte, ma ce n'è abbastanza da farti appendere ad un palo. No, Egemone! C'è uno che mi segue. Mi segue con una pergamena di carta e scrive in continuazione. Ma una volta ho dato un'occhiata a questa pergamena e sono inorridito. Io non ho detto assolutamente nulla di quello che sta scritto lì. L'ho supplicato, brucia per l'amor di Dio questa pergamena, ma lui me l'ha strappata di mano ed è fuggito. Lui chi? Lei Matteo. Era un pubblicano. L'ho incontrato per la prima volta sulla strada di Betfage e mi sono messo a parlare con lui. Sulle prime mi trattava ostilmente e mi offendeva, persino chiamandomi cane. Cioè, credeva di offendermi. Personalmente non trovo nulla di male in questa bestia per dovermi offendere della parola, però quando mi aveva ascoltato si era addolcito e alla fine gettò i soldi sulla strada e disse che avrebbe viaggiato con me. La città di Gerusalemme, cosa non mi si sente? Un pubblicano che getta via i soldi? Disse che da quel momento mi erano divenuti odiosi e da quel giorno è diventato mio compagno di viaggio.
E comunque, che cosa hai detto alla folla del mercato a proposito del tempio? Irregevole, dicevo che sarebbe crollato il tempio della vecchia fede e sarebbe sorto invece il nuovo tempio della verità. Dicevo così soltanto perché fosse più comprensibile. Perché, vagabondo, turbavi il popolo al mercato parlando di una verità di cui non hai alcuna idea? Ma che cos'è la verità? La verità? La verità innanzitutto è che ti fa male la testa. Non solo non hai la forza di parlare con me, ma fai persino fatica a guardarmi. E adesso, senza volerlo, io sono il tuo boia, che mi addolora. Tu non riesci a pensare a niente. E sogni soltanto di avere il tuo cane. Evidentemente è l'unica creatura a cui tu sia affezionato. Ma tutti i momenti finiranno. Il mal di testa passerà. Consiglierei Egemone di lasciare per un poco il palazzo. Il temporale comincerà più tardi, verso sera. Una passeggiata ti farebbe molto bene, io ti accompagnerei volentieri. Mi sono venute in mente delle nuove idee che credo potrebbero sembrarti interessanti. E te le comunicherei volentieri, tanto più che sei un uomo molto intelligente. E ma io? È che sei troppo chiuso. E che hai perso definitivamente la fede negli uomini. Ma conviene. Non si può riporre tutto il proprio affetto in un cane. La tua vita è povera, Egemone. Confessa. Sei un grande medico. No, no, non sono un medico. Come hai fatto a sapere che volevo chiamare il mio cane? È semplicissimo. Hai fatto un gesto in aria come per fare una carezza e le tue labbra... Dunque sei un medico? No, procuratore, credimi, non sono un medico. Se vuoi tenerlo segreto, chiedilo pure. Non riguarda direttamente il tuo caso. Dunque affermi di non avermi citato a distruggere, incendiare o annientare il tempio in qualsiasi altro modo. Non ripeto, Gemone, non ho citato nessuna similiazione, ma sembra forse un mendicato. No, no, no. Non sembra un mendicato. E dunque giura che non è vero? Su cosa vuoi che te lo giuri? Ma magari sulla tua vita. Subì è proprio il momento di giurare, visto che è appesa un filo, sappilo. Non penserai, Egemone, di essere stato tu ad appendertela, perché sei così e ti sbagli proprio. Io posso spezzare quel filo. Anche qui ti sbagli. Ammetterai che il filo probabilmente lo può tagliare solamente chi l'ha appeso. Sì. Ora non ho più dubbi che gli sfaccendati di Gerusalemme seguissero ogni tuo passo. Non so chi ti abbia appeso la lingua, ma... è appesa bene. Ma dimmi, è vero che sei entrato per la porta di Susa cavalcando un asino accompagnato da turbe di plebe che ti salutavano a gran voce come un profeta? Ma non c'ero neanche l'asino, Egemone. Sono arrivato sì a Gerusalemme per la porta di Susa a piedi e in compagnia del solo re di Matteo. Nessuno mi ha gridato nulla. Non conosci per caso certi Dismas Estas o certo Barrabban? Non conosco questa buona gente. E ora dimmi perché usi continuamente le parole buona gente, chiami tutti così? Al mondo non c'è gente cattiva. È la prima volta che sento una cosa del genere. L'avete qualche libro greco? No, ci sono arrivato da solo. E lo predichi? Sì. Ma prendi per esempio il centurione Marco, detto Moribellum. Buono? Sì, lo so, è vero, è un uomo infelice. Da quando della buona gente l'ha sfigurato, è diventato duro e crudele. Sarebbe interessante sapere chi l'ha rovinato. Te lo posso rivelare volentieri, poiché ne sono stato testimone. I Germani.
Quella buona gente gli si gettò addosso come un branco di cani su un orso. Un manipolo di fanteria era caduto in un'imboscata e se una torma di cavalleria non si fosse incuneata nel fianco, e la comandavo io. Te, filosofo, non sarebbe toccata quella conversazione con Muribello? Se gli si potesse parlare, sono certo che cambierebbe completamente. Segretario, leggi. L'egemone ha esaminato la causa del filosofo errante Yoshua, soprannominato Anosri, senza riscontrarvi le strepiti del reato. In particolare, non ha riscontrato il minimo rapporto fra le azioni di Yoshua e i disordini verificatisi recentemente a Gerusalemme. Il filosofo errante è risultato malato di mente, di conseguenza. Il procuratore non conferma la condanna a morte emanata dal sinedrio minore. Ma in considerazione del fatto che i discorsi folli ed utopistici di Anosri possono essere causa di agitazione a Gerusalemme, allontana Yoshua dalla città e lo condanna al confino a Cesarea, sul mare Mediterraneo, cioè proprio nella località di residenza del procuratore. È tutto? No, purtroppo. Che cosa c'è ancora? Legge sulla lesa maestà. Ascolta, Anosri. Hai mai detto qualcosa a proposito del grande Cesare? Rispondi, l'hai detto o non l'hai detto? Dire la verità è facile, è grato. Non ci interessa sapere se ti è grato o ingrato dire la verità. Ti cambierà dirla. Però, dicendola soppesa bene ogni parola, se non vuoi una morte atroce, oltre che inevitabile, e dunque rispondi all'egemone. Conosci un certo Giuda di Cariot? E che cosa gli hai detto esattamente? Se gli hai detto qualcosa. A proposito di Cesare. È andata così. L'altro ieri sera ho conosciuto vicino al tempio un giovane che mi ha detto di chiamarsi Giuda, della città di Cariot. Egli mi ha invitato a casa sua nella città bassa e mi ha dato da mangiare. Un uomo buono. Un uomo molto buono e avido di sapere. Ha manifestato il massimo interesse per le mie idee. E mi accolse assai cordialmente e mi chiese di esprimermi il mio parere sul potere statale. Il problema mi interessava moltissimo. E tu cosa gli dicesti? O risponderai e te ne sei dimenticato? No, fra l'altro gli dissi che ogni potere è violenza sugli uomini e che verrà il tempo in cui non ci sarà più bisogno di alcun potere. L'uomo entrerà nel regno della verità e della giustizia. E non ci sarà più né il potere dei Cesari, né alcun altro potere. E poi? E poi basta. A questo punto irruppero degli uomini, mi legarono e mi portarono in prigione. Al mondo non c'è. Non c'è mai stato, né ci sarà mai, un potere più grande e magnifico di quello dell'imperatore Tiberio. E non sta certo a te, pazzo criminale, di giudicarlo. Fuori la scorta! Lasciatemi solo con un fattore, è un affare di Stato. Vedo che è accaduto qualche guaio, perché ho parlato con quel ragazzo di Cariot. Ma io, egemone, io ho il presentimento che gli accadrà una disgrazia. Mi fa molta compassione. Io penso che c'è qualcun altro al mondo che dovrebbe farti più compassione di Giuda di Cariot, e a cui toccherà una sorte ben peggiore della sua. E così, Volvellum, la gente che ti ha picchiato per le tue prediche, i briganti di Ismas a Estas che hanno ammazzato con i loro compari 4 soldati e infine lo sporco traditore Giuda, sono tutti buona gente. Sì. E verrà il regno della verità. Verrà, cioè. Non verrà mai! Yoshua Nozre, credi negli dèi. Io. Io.
Ebbene, pregalo, voglia con insistenza. Il resto non ti servirà. Hai moglie? No, sono solo. Città odiosa. A me! Pilato annuncia che conferma la sentenza di morte pronunciata dall'assemblea del Sinedrio minore contro il criminale Joshua Nozri. D'un tratto, chissà perché, le spalle gli sussultano come se avesse i brividi e si frega le mani come per lavarsi. Se ti avessero assassinato prima del tuo incontro con Giuda Vicario. Perché non mi lasci andare, Gemone? Vedi bene che vogliono uccidermi. Ma tu credi, disgraziato, che il procuratore romano lascerà libero un uomo che ha detto quello che hai detto tu? Oppure pensi che ci sia qualcuno pronto a prendere il tuo posto? Gemone! Silenzio! Distaccate due centurie della corte romana. Una comandata da Muribellum scortella fino al Golgo dai condannati e i boia per l'esecuzione. L'altra immediatamente sul monte per cominciare l'accerchiamento della cima. Joshua Nozri sarà separato dagli altri condannati col divieto assoluto per chiunque, al di fuori di Marco Muribellum, di parlare con lui o di rispondere alle sue domande. Dicevole, c'è il sommo sacerdote giudeo Iosif Kai. Salve procuratore. L'egemone ha esaminato il caso di Joshua Nozri e ha confermato la condanna a morte del Sinedrio. All'esecuzione capitale sono condannati anche tre ladroni, Dismas, Estas, Barabbas. I primi due, che avevano osato sobillare il popolo alla rivolta contro Cesare, presi in combattimento dalle autorità romane, sono di competenza del procuratore e di conseguenza non è il caso di parlarne. Gli altri due, invece, Barabbas e Nozri, sono stati arrestati dalle autorità locali e giudicati dal Sinedrio. Secondo la legge, secondo la consuetudine, si dovrebbe liberare uno di questi malfattori in onore della grande festa della Pasqua. Quale dei due malfattori ha intenzione di liberare il Sinedrio? Barabbas o Nozri? Il Sinedrio chiede di liberare Barabbas. Ma questa risposta ci sorprende! Ma il potere romano non vuole affatto attentare ai diritti del potere spirituale locale, e il sommo sacerdote lo sa bene, ma in questo caso l'errore è palese. Il potere romano naturalmente ha tutto l'interesse a correggere questo errore. In effetti, i delitti di Barabbas e di Anozzi non si possono assolutamente paragonare in quanto a gravità. Se il secondo, chiaramente un pazzo, è colpevole di pronunciare discorsi insensati che turbano il popolo, al primo le colpe sono assai più gravi. Non solo ha ardito fare appelli diretti alla rivolta, ma anche ucciso una guardia durante la cattura. Barabbas è decisamente più pericoloso di Anozri. In forza di tutti questi argomenti, dunque, ti chiediamo di rivedere la tua decisione e di liberare il meno pericoloso dei due condannati, senza dubbio Anozri. Il Sinedrio ha esaminato attentamente il caso e dichiara per la seconda volta che intende liberare Barabbas. Come? Anche dopo il mio intervento, l'intervento di colui per bocca del quale parla il potere di Roma. Sono sacerdote. Ripetilo per la terza volta. E per la terza volta ripeto che liberiamo Barabbas! Così sia. No, questa è incomprensibile angoscia che già mi ha salito sulla terrazza. Forse non ho ascoltato fino in fondo.
nuvolosa oggi. C'è un temporale da qualche parte. Ma un terribile mese di Nisa per quest'anno. No, non è per l'afa. Mi sento soffocare con te, Caifa. Ma stai attento, sono sacerdote. Che sento, procuratore? Tu mi minacci? Dopo che è stata pronunciata la sentenza che ha avuto la tua stessa conferma. Com'è possibile? Siamo abituati a che il procuratore romano pesi bene le parole prima di parlare. E se qualcuno ci sentisse, eh? Egemone, non tu dici. Ma chi può sentirci qui adesso, eh? Somiglio forse a quel giovane, puro, folle, vagabondo che oggi giustizieranno. Sono forse un bambino, Caifa! Io so quello che dico e dove lo dico. Il giardino è circondato, il palazzo è circondato, così che neppure un topo passerebbe da una fessura, e non solo un topo. Non ci passerebbe neppure quel... come si chiama, della città di Cherio. A proposito, lo conosci? Sono sacerdote. Sì, se uno così riuscisse a penetrare fino a qui, se ne pentirebbe amaramente. A questo naturalmente crederai, vero? E dunque sappi che innanzi non avrai pace, né tu, né il tuo popolo. Te lo dico io, Ponzio Pilato. E il popolo di Giudea sa che tu la odi di un odio feroce e che gli causerai molte tribolazioni. Ma non riuscirai a distruggerlo! Dio lo proteggerà! Ci ascolterà. Ci ascolterà l'onnipotente Cesare. No. Ci difenderà. No. Dall'oppressore. Adesso è giunta la mia ora, adesso sarò io a far volare la notizia, e non al legato di Antiochia, e non a Roma, ma direttamente a Capri, all'imperatore in persona. La notizia è da Gerusalemme. Salvate dalla morte noti rivoltosi, e allora non con l'acqua della piscina di Salomone, come volevo fare per il vostro bene, disseterò Gerusalemme. No, non con l'acqua. Ricorda le mie parole, insomma. Non vedrai più soltanto una corte a Gerusalemme. Sotto le mura della città giungerà l'intera legione fulminata, arriverà la cavalleria araba, e allora sentirai amari pianti e gemiti. E allora? Allora ti ricorderai di aver salvato Barrabban, e ti pentirai di aver mandato a morte un filosofo che predicava la pace! Credi davvero, procuratore, a quello che dici? No! Non ci credi! Non pace! Non pace ha portato quel fascinatore di folle a Gerusalemme! E tu, cavaliere, lo capisci benissimo. Tu lo volevi rilasciare perché oltraggiasse la fede, sopillasse il popolo e lo conducesse sotto le spade di Roma! Ma io, sono sacerdote della Giudea! E finché avrò vita, non lascerò profanare la fede e difenderò il mio popolo. Senti, ascolta la buona procuratore. La senti, procuratore. Non mi dirai che tutto questo lo ha provocato il miserabile ladrone Barrabban. È tardi. Ci siamo lasciati trasportare dalla conversazione. Intanto bisogna andare avanti. Pilato sale su un ampio palco di pietra che domina la piazza e socchiude gli occhi per non vedere il gruppo dei condannati. Non appena il mantello foderato di porpora fiora in alto, un'onda sonora comincia sommessa, poi diventa simile a un tuono. E i gemiti vengono dalle donne schiacciate quando la folla si è gettata in avanti. Bisogna attendere. Nessuna forza può far tacere la folla finché non abbia sfogato tutto quello che le si è accumulato dentro. Non si calmi da sola. Ecco. Adesso. In nome di
di Cesare imperatore, 4 malfattori arrestati a Gerusalemme per omicidio, istigazione alla rivolta e oltraggio alle leggi e alla fede, sono condannati a una morte ignominiosa, la crocifissione, e l'esecuzione avrà luogo sul Golgota. I nomi dei malfattori sono Dismas, Estas, Barabban e Anosri. Eccoli davanti a voi, ma giustiziati ne saranno solo 3, poiché, come secondo la legge e la consuetudine, in onore delle festività della Pasqua, uno dei condannati, scelto dal Sinedrio minore e confermato dal potere di Roma, il magnanimo Cesare imperatore fa grazia dell'ignobile vita. In nome di colui che ora, sotto i vostri occhi, sarà liberato, è un uomo che già fra le braccia della morte non sarà strappato. I legionari toglieranno le corde, causandogli un dolore lancinante alle braccia sfogate durante l'interrogatorio. Dal gemito della folla si mescolano ora le urla penetranti dei banditori che ripetono chi in aramaico, chi in greco, quel che ha proclamato dalla tribuna il procuratore. Sono circa le 10 del mattino. In nome di Dio, i vostri occhi.